Un ritorno che fa bene allo sport, allo stare assieme, al territorio valtellinese e, diciamolo, allo spirito, perché il Valtellina Wine Trail, la competizione di corsa articolata tra terrazzamenti, vigne, cantine e palazzi, è tutto questo. 8 edizioni, un successo crescente per una competizione articolata fra 3 differenti percorsi adatti a tutti. Sassella Trail da 12 km, Valtellina Half Wine Trail da 21 e la super classica, il Valtellina Wine Trail da 42. Presentazione ufficiale con un collegamento in diretta da un luogo unico, il Collegio Teutonico della Città del Vaticano. Presenti Monsignor Melchor Sanchez de Toca, presidente di Atletica Vaticana, assieme al magnifico rettore dell'Università LUMSA, Francesco Bonini, e al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, Fabio Molinari. Con loro Michele Rigamonti, del comitato organizzatore di Valtellina Wine Trail. Tra i presenti anche la deputata valchiavennasca Silvana Snider, la dirigente del Ministero dell'Istruzione Paola Deiana e il presidente del CONI e membro del Comitato Olimpico Internazionale Giovanni Malagò. E tutto quello che succede a livello sportivo, ma non solo, in questo caso enogastronomico, ma a livello sociale, a livello di manifestazione, a livello di supporto, a livello di promozione, a livello di sinergie, che fa parte della legacy, fa parte dell'eredità di Milano Cortina 2026, in Valtellina, a Bormio, a Livigno, a Sondrio, ovunque esso sia, è qualcosa sul quale noi stiamo investendo molto, perché una grande Olimpiade è quello che succede prima e quello che succederà dopo la manifestazione olimpica. Questa pandemia ha messo di nuovo in rilievo l'importanza della pratica sportiva personale. Quando non si poteva fare altro, le strade erano piene di gente che correva. Annunciata quella che sarà la novità dei tracciati di quest'anno, il passaggio nelle competizioni da 21 e 42 km lungo la nuova passerella delle Cassandre, quella che attraversa il torrente Mallero. La Wine Trail a livello di atleti è già internazionale, in quanto ha più di 30 paesi al mondo che vengono appunto di atleti che vengono a fare la Wine Trail. Comunque oggi essere qua in un ambiente così caratteristico, con la presenza di tutte queste autorità, in particolare di Malagò, che oggi penso che a livello di sport sia una delle persone più difficili da avere e ci abbia dedicato un po' di tempo per la nostra Wine Trail, mi ha e ci ha reso come comitato veramente, veramente felici. Per il secondo anno consecutivo rinsaldata la collaborazione tra evento sportivo e scuola della provincia, con un concorso destinato agli studenti di elementari e medie. Gli studenti delle elementari dovranno disegnare le emozioni, i personaggi, gli scorci che riterranno più belli della Wine Trail. Gli studenti delle scuole medie dovranno invece fotografarli. Noi con una commissione valuteremo i lavori migliori e li premieremo con dei buoni acquisto o con delle macchine fotografiche professionali. Accanto a questo, il liceo musicale di Tirano animerà alcuni momenti di ristoro della competizione. Tiene insieme tante realtà intorno al dato sportivo, quindi la realtà culturale, la realtà turistica, la realtà gastronomica e appunto tutti i valori dello sport. Quotidianamente verifichiamo che con lo sport possiamo veramente arrivare anche a competenze disciplinari, a veramente a coinvolgimenti che proprio creano veramente una crescita a tutto campo. Dove è possibile far capire meglio questa cultura se non in un territorio legato così strettamente alla fatica? Perché lo sport è soprattutto fatica. Fatica di concentrazione, fatica fisica, fatica a mantenere l'impegno. Appuntamento dunque per il 19 e il 20 novembre, rispettivamente per la consegna dei pettorali e per la giornata di gare di questo Valtellina Wine Trail 2021.